storia di salute che cambia, siamo in compagnia con il professor Francesco Bottaccioni, fondatore e presidente della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. Allora, professore, sì. Che cos'è questa psiconeuroendocrinoimmunologia? È una parola molto complessa, molto difficile anche da pronunciare. In realtà è una parola che descrive un fenomeno che tutti conoscono, e cioè il fatto che quello che accade nella testa di una persona ha delle conseguenze, ha degli effetti sull'organismo di questa persona. Al tempo stesso, quello che accade nell'organismo di una persona ha delle conseguenze sulla psiche di questa persona. E quindi, in termini più tecnici, possiamo dire che la psiconeuroendocrinologia è lo studio delle relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici. Bidirezionali vuol dire che la psiche influenza sistemi biologici, segnatamente il sistema immunitario, il sistema nervoso, il sistema endocrino, i sistemi metabolici, e però al tempo stesso i sistemi biologici hanno delle influenze significative sulla psiche. Questo cambia radicalmente il modo di vedere, il modo scientifico di vedere il funzionamento dell'organismo umano in salute e in malattia. Gli scienziati, quindi biomedici e psicologi, in questo momento sono in grado di conoscere il funzionamento dell'organismo umano in modo sistemico. Sistemico vuol dire che, a differenza dell'attuale paradigma dominante, quello che orienta la pratica medica, la pratica psicologica, che è un paradigma riduzionista. Riduzionista vuol dire che innanzitutto l'organismo umano viene visto a pezzi, quindi la testa è separata dal resto del corpo, e questi due grandi comparti sono appannaggio di figure professionali distinte, e quindi le scienze psi e le professioni psi si occupano della testa, e le scienze e le professioni biomediche si occupano del resto del corpo. La nostra scienza pretende di ridurre la complessità di un fenomeno, la malattia, per esempio la depressione, per esempio la schizofrenia, per esempio una malattia autoimmune, la sclerosi multipla o altro, a un determinante semplice. Questo è l'errore. Una molecola. La depressione, secondo questo paradigma, è il risultato della carenza di una molecola, la serotonina, e così via. La schizofrenia è il risultato di un'alterazione di un gene, eccetera. Ecco, questo è l'errore filosofico, paradigmatico, riduzionista, cioè la presunzione di conoscere dei fenomeni complessi, posso dire, vedendolo dal buco della serratura di una piccola entità, di una molecola. Questo è l'errore. Invece oggi è possibile, con la psiconeuroendocrinologia, vedere l'intero e quindi avere una visione sistemica. Per fare solo degli esempi, che per alcune patologie neurologiche importanti, come le demenze di varia natura, dall'Alzheimer, alle vascolari, ad altre, Parkinson o nelle cefalee, è molto importante l'alimentazione, ma non semplicemente come prevenzione, ok, importantissima, ma anche come strumento terapeutico. Cominciamo ad esempio ad avere sempre più specialisti in neurologia che hanno capito, per esempio, che è fondamentale un certo tipo di dieta, che adesso gliela racconto in 5 secondi, ma è veramente istruttiva. È una dieta che si chiama chetogenica, che è una dieta apparentemente paradossale, perché è una dieta che utilizza largamente cibi ad alto contenuto di grasso, che producono corpi chetonici,
che hanno un meccanismo cerebrale importante. Bene, questa dieta, che è stata riscoperta adesso, diciamo, è una dieta che tutti coloro che specialisti che curavano l'epilessia prima dell'introduzione dei farmaci antiepilettici veniva usata normalmente. Sarebbe fondamentale poter introdurre questa, per dire, l'alimentazione, ma tutte le altre cose che abbiamo detto, le tecniche meditative, la psicoterapia, in tutti questi disturbi neurologici c'è sempre la componente psicologico-psichiatrica, sempre, che viene normalmente trattata con i soliti farmaci, con risultati insomma scarsi. E quindi cominciano anche qui ad uscire lavori pubblicati su scala internazionale, cominciano ad esserci dimostrazioni che un trattamento integrato fatto di alimentazione, di intervento di tipo psicologico, gestione dell'attività fisica, nutraceutici e quindi no, non farmaci, ma prodotti pensati, quindi non acqua fresca, prodotti pensati sulla base della letteratura, che utilizzano aminoacidi, che utilizzano vitamine, che utilizzano piante, no? Queste cose insieme cominciano a dare risultati e questo è il futuro. Questo predominio, come lei diceva, dell'industria sulla ricerca condiziona la ricerca e condiziona poi successivamente le terapie, perché tutto viene basato sulle terapie cosiddette brevettabili e questo è il male fondamentale. Il male fondamentale che va corretto e può essere corretto solo con intervento pubblico, solo se la ricerca diventa un fenomeno collettivo, un bene collettivo, un'esigenza collettiva che comincia a finanziare ricerche che non hanno come obiettivo quello di produrre dei brevetti su farmaci, appunto, su terapie brevettabili, ma che hanno come obiettivo quello che abbiamo descritto, cioè riuscire a comprendere i determinanti di una malattia e impostare delle terapie integrate. Quindi la società, i cittadini, gli operatori devono prendere rapidamente coscienza che siamo arrivati ad un punto critico, perché ormai alcune patologie non si riesce più a curarle proprio per questo difetto di fondo. Ma lei saprà come me che una delle più importanti aziende farmaceutiche del mondo, che è la Pfizer, ha dichiarato pubblicamente che ha interrotto la ricerca sull'Alzheimer. Cioè dopo 40 anni di studio e anche una grande quantità di denaro speso, in cui hanno spaccato il capello in quattro sulla proteina beta-amiloide per capire come si forma la placca dell'Alzheimer, come interferire nella placca, dopo 40 anni ci dicono: scusate, ma non abbiamo cavato un ragno dal buco. Ma da che dipenderà questa cosa? Probabilmente dipenderà da come avete studiato sta malattia, perché il vostro interesse era quello di capire la dinamica molecolare per poter fare un farmaco e farci i milioni. Questo approccio ha dato risultati zero. Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.